Ciao a tutti, il 2014 è l'anno internazionale dell'agricoltura familiare. Anche per questo motivo abbiamo deciso di portare avanti una proposta di legge volta a promuovere e sostenere l'agricoltura contadina. E la proposta di legge si muove nell'ambito della sovranità alimentare dei popoli, quindi al diritto alla produzione, al controllo e alla gestione del proprio cibo da parte dei contadini e da parte dei cittadini. La pluralità delle piccole aziende agricole a conduzione familiare oggi è seriamente messa in crisi a causa delle politiche agricole dominanti, caratterizzate spesso dall'agricoltura intensiva oppure dall'agricoltura industriale. Occorre oggi quindi riconoscere la figura contemporanea dell'agricoltore contadino che ancora conserva quelle antiche tradizioni, quei saperi e sapori che devono essere una risorsa sia per il presente che per il futuro. La finalità quotidiana degli agricoltori contadini è quella di vivere nel proprio luogo, di coltivare e allevare il cibo per la propria famiglia e anche per la propria comunità, vendendo in modo equo i propri prodotti attraverso meccanismi di filiera corta. La proposta di legge la potete discutere, leggere e trovare sull'ex. E nella proposta di legge sono definite, definita proprio la figura dell'agricoltore contadino. Si definisce anche la lista dei prodotti che potranno trasformare direttamente in casa o nella propria azienda. E sono stabilite anche le linee che dovranno essere dettate dalle regioni proprio per disciplinare la produzione, la trasformazione, il controllo e anche la vendita diretta che potrà avvenire sia nei mercati locali e anche attraverso i famosi GAS che sono i gruppi d'acquisto solidale. Gli agricoltori contadini sono soggetti nella proposta all'autocontrollo e sono previste anche delle agevolazioni fiscali. Inoltre si prevedono dei progetti che possono essere inseriti, anzi devono essere inseriti all'interno dei PSR, la programmazione di sviluppo rurale del 2014-2020. E inoltre è previsto anche un albo, sempre di carattere regionale, proprio per far conoscere sul territorio la figura di questi contadini che devono essere appunto promossi attraverso anche le regioni. Partecipate quindi alla discussione sull'ex al fine di migliorare questa proposta di legge sull'agricoltura contadina in maniera condivisa e partecipata. Ciao a tutti e a presto!